Ciao ragazzi e ben ritrovati su questo nuovissimo video Prima di tutto vi chiedo scusa se mi trovo in, un nuovo, ah, in una nuova stanza Perché sono a Foggia Sono in Puglia e vi chiedo anche un umilmente perdono C'è questa luce che fa veramente una, una lampada allucinante Quindi vi chiedo scusa se qualche volta mi vedete eh, Non chissà quanto bene Però cercate di vedere il meglio possibile E poi sentire la mia voce prima di tutto sempre su OneFootball sempre in descrizione OneFootball la migliore applicazione di calcio che vi permette di ascoltare tutto il mondo del calcio e tutto di più io ragazzi miei questa sera come sapete chi ama lo spot, chi ama la, la propria squadra eh, Juventus Atalanta 3-1 per la Juventus. Dopo la batosta, al Cam... è al Cam, no. Dopo la batosta di Barcellona-Juventus 3-0 è, anche... è arrivata la Juventus, si fa riscattare questa vittoria con l'Atalanta con una doppietta bella di Dybala e un gol di murata all'ultimo verso il recupero. Ha segnato prima Dybala, primo gol di Bala. Poi un, un pareggio su un calcio di Gove di Muriel, un 2-1 di Dybala poi di Kuluzeski, se non vado errato, poi di Ben Nadeschi, non, poi avete tutto OneFootball, state tranquilli, e poi infine un Morata che vi porta un bellissimo 3-1. E cosa devo dire? Questa partita non l'ho vista, non l'ho ascoltata in radio, quindi a giudicarla farò anche fatica. Potrò anche sbagliare a esprimermi su come ha giocato la Juve, su come ha giocato l'Atalanta. Ma vi chiedo perdono, vi chiedo scusa perché mh, non ho avuto fretta, non, non ho avuto pazienza di guardare la partita. E anche in, per il motivo che sono sceso anche con il treno, quattro ore di viaggio non ho visto niente in tv a casa prima di andare via quindi la partita l'ho completamente persa e però è stata una bella vittoria una Juventus che mi, dopo questa partita mi ha detto molto perché con l'Atalanta scontarsi con giocatori come Muriel, che ne so, Zapata che oggi credo che non ha giocato, se non del errato, Ilicic che ha giocato Pessina, Feules, Sensate, Satebud, Musso dall'Udinese passa all'Atalanta, insomma, sono tutti giocatori che, tutti giocatori che molto forti, molto begamaschi, di Gasperini, molto atalantini, e batterli è anche un orgoglio perché l'Atalanta come sappiamo tutti è una grande squadra ma il motivo, il punto interrogativo, parlando anche sulla situazione economica della Juve, sul calcio mercato della Juventus, qual è l'obiettivo più importante? indovinato un po', è Di Bala. Questo Di Bala che oggi ha messo due gol in firma. Paulino Di Bala. Chi è Paolo Di Bala, questo attaccante fortissimo? Sì. Ma parliamo del rinnovo, ma parliamo del rinnovo. Parliamo del rinnovo, parliamo di Paulino Di Bala. Parliamo di Paulino Di Bala che non vuole rinnovare il Contratto. Se ne vuole andare via dalla Juventus, comunque avete buon football. La mia applicazione di calcio che vi permette di ascoltare tutto il mondo del calcio e tutto di più, c'è Nedved, c'è cioè la dirigenza che lotta e vuole stimolare Dybala per, ehm, per avere un contratto. No, Dybala non lo vuole e a posto di perdere tempo, una cosa, fate una cosina piccola, non una cosa grandissima, una cosina piccola. Fatelo vivere, fatelo vivere a posto di essere come delle, come delle connacchia, stare lì sempre sullo stesso posto. Fatelo vivere a Dybala. Se ne vuole andare, fate, lo dovete lasciare stare. Fatelo vivere. Vuole cambiare squadra? Cambia squadra. Punto e basta. Ovviamente, se Dybala se ne va via dalla Juventus. È un, gravi, è un gravissimo errore perché senza Dybala la Juventus si distrugge, ma perché ragazzi miei Dybala è Dybala, Di Dybala ti risolve mille partite, lo metti all'86esimo e ti fa subito gol questo è Dybala, non è come Ronaldo che lo metti nel primo tempo e che ne so, al secondo tempo non ti ha fatto neanche un tiro in porta Ronaldo, un conto se Ronaldo non vuole il contratto e questo va bene, però siccome che Cristiano Ronaldo anche vuole il contratto e continuerà fino al 2022, Dybala la questione non è più Ronaldo, la questione è Dybala e infatti Dybala non vuole rinnovare il contratto, oppure lo vuole rinnovare, ma non chissà in, in senso positivo. E Nedved glielo vuole fare, ma se Dybala non lo vuole, Nedved con ancora ma non solo Nedved, tutta la dirigenza juventina stimola Dybala per ricevere il contratto. E se lui dice di no, Juventus So, cavoli tuoi, puntini puntini per non dire altro, ma siccome che siamo usciti un po' fuori binari, vabbè, i binari è sempre quello. Abbiamo cambiato un po' sponda Juventus-Atalanta. Un 3-1, ci sta, infatti, come partita ci può stare. È stato un amichevole, ma ci sta perché Juventus batte Atalanta 3-1 con giocatori giusti. A me piace, poi con Allegri, Barcellona-Juventus. Un 3-0, così. Un Juventus atalanta un 3-1. Che agli Juventini tifosi può dire tanto. A un Juventino sportivo può dire poco. Può dire 50-50. È un amichevole massimo, posso dire. Questa partita alla Juve? non l'ho neanche vista. Ha fatto un 3-1, ma non so chi ha giocato meglio, chi ha giocato peggio, chi ha tirato di più in porta, chi ha tirato di meno in porta vabbè buon football e vi dice tutto comunque io ragazzi vi saluto da fino alla fine di nero, ci vediamo sicuramente domani con un prossimo video vi chiedo scusa se qualche volta qualche giorno che non riesco a registrare perché sono un po' incasinato poi mi trovo anche a foggio quindi devo avere nuove angolazioni però se vi ricordate che all'inizio del canale quando eravamo vicini alla finale Bayern Monaco-Paris Saint-Germain finita 1-0 per il Bayern Monaco, ve lo ricordate di un annetto fa io ho registrato e ho scritto che primo tempo, ma allora ero piccolo, ma adesso sono grande e so gestire un canale YouTube. Da Nero ci vediamo con un prossimo video, Semo Forza Juve e Allegri Dirigenza Juventina. Vi prego, sistemate le cose.